Finale per il terzo o quarto posto del Memorial Leonelli Manetti, che vede i Knights in campo contro Forlì. La squadra romagnola è infarcita di giocatori stelle anche a livello europeo e mondiale, come Becirovic e Carraretto, mentre Legnano, oltre a Maiocco assente da una settimana per bronchite, deve fare a meno anche di Locci, colpito ieri al volto e fermato precauzionalmente. La gara si apre con un floater di Milani e una tripla di Becirovic. Bruttini tocca il tappin del 4-6 e il punteggio rimane stabile fino al canestro da 3 di Sunny Boy, ma le mani di Becirovic si allungano sulla partita, quando segna il 9° punto su 13 della sua squadra. Merchant annulla il vantaggio romagnolo, prima con la tripla e poi con l'assist per la bomba di Penserini. Saccaggi e Brighi rispondono con dei tiri in corsa, ma la tripla di Navarini è l'ultimo canestro del quarto, che si conclude sul 15-17. Il parziale di 6-0 di Legnano, che apre il secondo quarto, permette ai Knights di andare 21-17. Finelli chiama time out, ma rientra amaro per Forlì, perché Navarini allunga con la tripla e la penetrazione al ferro. Legnano più ritmo, nonostante le rotazioni limitate, che vedono anche il giovane Battilana in campo positivamente per 11 minuti. 5 punti in un amen di Saccaggi riportano a contatto Forlì, che pareggia poi con Anderson. Ci mette una pezza a Milani con la tripla del 29-26, ma Forlì è in gas e concretizza un parziale di 12-0 con gli assist e la tripla di Becirovic. Andreaus e Henderson arrotondano poi il parziale di Forlì, che va a riposo sul 29-38. Marcello Di apre il quarto, poi Carraretto infila la tripla, ma Croballi finalmente riesce a trovare la via del canestro per il 31-43. Arrigoni e Di Bella mettono punti per i biancorossi, che aprono un buon parziale. Saletti va a segno, ma sull'altra metà campo paga sempre dazio contro Croballi, che macina gioco e canestri. Legnano patisce le risicate rotazioni, ma riesce a chiudere il quarto senza crollare sul 43-53. L'ultima frazione vede il canestro di Milano in apertura, poi Anderson va a segno dall'angolo, ma ancora Milano muove la retina. Anche se Croballi prende quota, Anderson infila la bomba che mantiene Forlì avanti di una decina abbondante di punti. Legnano alza la pressione e il ritmo e Forlì perde qualche pallone convertito in canestro da Merchant e Croballi. I Knights si portano a meno 6 sul 60-66, ma 39 secondi sono troppo pochi per pensare a una rimonta completa. Gli ultimi canestri delle due squadre sono dei liberi che fissano il punteggio sul 61-68 finale. Le considerazioni di coach Ferrari alla fine dei due giorni di Cervia. Sono 3 partite in 4 giorni, bisogna pensare alle settimane per intero, 3 partite dure contro squadre forti, in più, voglio dire, penalizzate dall'assenza per tutte e 3 partite di Maiocco e per una partita e mezza di Locci, perciò con rotazioni lunghe ridotte, no, sensazioni molto positive. Stiamo imparando, dobbiamo imparare come approcciarci alle partite, cosa fare nei momenti che contano, stiamo imparando tutto, bisogna avere la giusta pazienza, la giusta attenzione e continuare a lavorare in questo modo recuperando i giocatori che in questo momento non giocano. Io non mi sbilancio mai, ma voglio dire, Alberto Navarini è un giocatore forte. Adesso lasciamo stare l'età, Alberto Navarini è un giocatore forte, ha giocato 20 minuti, come può giocare così, quando ha giocato 15 ieri bene. Secondo me è più una sorpresa gli 11 minuti bene di Battilana, forse una sorpresa per chi non vede gli allenamenti, perché anche Luca, logico, non è un giocatore assolutamente ancora pronto, ma è un giocatore che ha potenziale e che potrà solo che crescere. Siamo a un punto giusto, né troppo avanti né troppo indietro, siamo a un punto giusto. Adesso iniziamo a smaltire un po' i carichi di lavoro dal punto di vista atletico e secondo me arriveremo a 5 ottobre, salvo imprevisti, pronti per giocare bene le nostre carte nel campionato. Appuntamento per sabato e domenica al Knights Palace di Legnano per il 6° torneo Morelli, che si svolgerà in contemporanea alla festa di apertura del nostro mini basket.